Salve! Sì, lo so, un altro fuori programma, però mi andava di variare, mi andava di, non lo so, fare questo esperimento che potrebbe essere il primo di una lunga serie, chissà, boh. Comunque, quello che andremo a fare in questo video, beh, il titolo credo che sia abbastanza esplicativo, sarà proprio usare una tier list, come scusa più che altro, come gioco, come intrattenimento puro, per parlare di uno dei miei registi preferiti, e di cui tra l'altro non ho mai avuto occasione di parlare così come di molti altri, però come detto questa scusa da tier list potrebbe essere l'occasione per approfondire molti maestri che adoro e che però non hanno mai trovato spazio fino adesso sul mio canale. Comunque oggi parliamo, come appunto avete letto dal titolo, di Fritz Lang, che è un regista forse tra i più importanti, senza forse tra i più importanti della storia del cinema, uno tra i forse 10-15 registi più influenti di tutta la storia della settima arte, che ebbe una carriera lunghissima che va dal 1919 fino al 1960, quindi praticamente 40 anni di carriera, che è tra l'altro un segmento, cioè in realtà molto più di un segmento, che disegna una fase importantissima del cinema, ovvero praticamente la sua nascita. Diciamo, in realtà il cinema era già nato e sviluppato, però la sua forse presa di coscienza a livello artistico avviene proprio negli anni 20 e di lì tutta la sua evoluzione fino a, diciamo, agli anni 60, che poi saranno un periodo di svolta che porteranno poi a evoluzioni anche più fondamentali di quella degli anni precedenti. Anni 60 sono famosi per molte aree, molte nu nuove tendenze che non staremo qui a dire. Ora, Fritz Lang è austriaco, una piccolissima introduzione a chi è, alla sua figura. Ovviamente i film di cui parleremo non è che li andremo a sviscerare in maniera completa, anche perché saremo qui in una live perenne che non finirebbe mai. Però qualche parolina la diremo sia su di lui, appunto, come introduzione, sia su ogni film, e poi per giustificare, appunto, dove lo andremo a inserire nella tier list, che, come potete vedere a schermo, se sono stato bravo nel montaggio, ha ben 6 categorie. 6 step, se vogliamo, e in realtà poi vedremo che se ne aggiungerà un altro perché c'è un discorso da fare su un film in particolare. Comunque, dall'alto in basso le categorie sono capolavoro assoluto, quindi un film dalla bellezza incalcolabile e che le mie parole potrebbero solo offendere, e che chiaramente vanno acquisiti, non visti, vanno proprio acquisiti mentalmente e emotivamente. Poi abbiamo un must-see, quindi è sì un capolavoro, però magari un gradino sotto ciò che è la magnificenza di quelli che saranno nella prima gradinata. Poi abbiamo film stupendo, quindi comunque film dal valore artistico incalcolabile, un buon film. Quindi un buon film. Tra l'altro, in questa categoria ho fatto un po', diciamo, un colpo al cerchio e una alla botte, cioè magari film che stanno lì lì per diventare stupendi, però per me magari perdono qualcosa, però comunque sono un buon film, e film che magari meritano un po' di meno, però magari un qualcosa che me l'ha fatti ricordare con affetto. Ovviamente questa tier list è molto molto personale, cercherà ovviamente di mantenere un'oggettività, ma come vedete in questi giochi, in questi passatempi, così si lascia spazio anche molto alla persona che li esegue. Poi abbiamo Così Così, quindi un film, diciamo, che ha delle cose positive, però si soppesano in maniera importante con magari anche dei difetti, e quindi lo fa risultare un film discreto, quindi che comunque merita una visione, però non dico che lascia il tempo che trova, magari alcuni sì, però non tantissimo di interessante. E poi l'ultima NCSP, ovvero Non ci siamo proprio, che in realtà è un po' esagerata, perché alla fine i film brutti brutti di Lang sono magari uno, cioè diciamo che magari non sono piaciuti a me perché magari sono comunque film discreti, a parte uno che ha dei problemi, però comunque poi li vedremo, cioè film bruttini, ecco, possiamo dire, perché in realtà film brutti brutti Lang, beh, essendo un maestro allucinante anche in situazioni produttive non facili, comunque non ne ha fatti. Ora, appunto, parliamo di lui, di Fritz Lang, che è nato in Austria alla fine del 1800, da padre architetto, e chiaramente, come ogni buon architetto che diventa padre, appone proprio il suo imprimatur sulla vita del figlio per fargli fare l'architetto. Chiaramente Lang non è minimamente interessato a questa carriera,
e infatti lascia la scuola, se non erro, dopo poco, e si concentra sulla sua vera passione, ovvero l'arte, e nello specifico la pittura. Lang adora dipingere, e infatti viaggerà per questa sua passione, siamo all'inizio degli anni 10, del 1900 chiaramente, e se si vuole dipingere all'inizio degli anni 10, dove si va? Si va, che si finisce chiaramente a Parigi. E lì vive per l'appunto Lang, ed è proprio lì che si interessa al cinema, perché è lì che entra in contatto con in realtà pure la culla, il centro nevralgico da dove poi si sì, è espanso il cinema, cioè chiaramente la Francia. E perché chiaramente lui poi dice, se non sbaglio, in un'intervista lì, io sono passato dalle immagini statiche a quelle in movimento perché mi sembravano più interessanti. Poi in un'altra intervista che vi consiglio di recuperare, quella con Godard, che poi in realtà è una specie di film, intervista, che si chiama Il dinosauro e il bambino, una cosa del genere. Poi nel caso ve la linko perché c'è su YouTube, lui dice il cinema è l'arte dei giovani, e quindi chiaramente sui giovani fa molta più leva rispetto magari a chi è abituato più all'arte più statiche. Poi, come sapete tutti, metà del 1900 scoppia la prima guerra mondiale, lui da austriaco torna in patria, entra, appunto, partecipa proprio alla guerra, viene ferito anche abbastanza gravemente in guerra, che non è però in realtà la causa del monocolo che vedete portargli in interviste, o la benda che vedete portargli in interviste o comunque in foto, e lui, quello è proprio lui, che è, diciamo, una personalità un pochino particolare, un pochino, diciamo, il classico artista europeo, è proprio lui, cioè lui è proprio un pochino più che presuntuoso, cosciente e molto sicuro dei suoi mezzi, che sfocia chiaramente nella presunzione e nell'assoluto rigore. E in questo assomiglia molto a Mizoguchi, sebbene Mizoguchi sia di un'estrazione sociale totalmente diversa, a parte il paese, ma proprio Mizoguchi è un po' più dal basso, dalla medio borghesia, però anche lui aveva quella severità, quell'intransigenza, che era in realtà amore totale, sconfinato per l'arte che andava a creare, e questo amore, questa severità con se stesso la pretendeva anche dagli altri. Stessa cosa Fritz Lang, cioè lui sul set era praticamente, diciamo, despota incontrastato. E finita la prima guerra mondiale, lui dice che racconta di aver fatto qualcosa di spettacolo a livello di cabaret, a livello di sia quindi anche a livello magari proto-recitativo, sia anche a livello pubblicitario, nel senso che lui dipingeva chiaramente di manifesti pubblicitari. E è proprio in quel momento che incontra, lui dice, uno scrittore. È uno scrittore di canzoni che gli chiede se è interessato a scrivere con lui film. E lui dice che appunto è interessato, e proprio diciamo che in quel periodo, al contempo, viene a contatto anche con un gruppo teatrale, e è proprio lì che incontra un produttore, forse uno dei più grandi produttori cinematografici, prima teatrali e poi cinematografici del mondo, ovvero Erich Pommer, che possiamo dire è un po' il padre dell'espressionismo tedesco, che diciamo forse è uno dei movimenti artistici più importanti della storia del cinema. È proprio lì che appunto conosce Pommer, e lui si trovano subito, diciamo, i due, si trasferisce a Berlino per lavorare appunto come sceneggiatore. Solo che, come detto appunto, Lang è un pochino, no? Frizzantino, e lui si accorge, vedendo i film che scrive per altri, si accorge che non gradisce il modo in cui vengono trasposte le sue sceneggiature, in modo in cui vengono tradotte in immagini. E quindi, quando la Decla era interessata a una sua sceneggiatura se non sbaglio, il Das Albild, che poi è il primo film proprio di Lang, che però è perduto attualmente, sono due film di Lang perduti, i suoi primi due film, appunto, quando la Decla è interessata a questa sua sceneggiatura, lui la vende a condizione di poter realizzare anche la regia. Pommer accetta, e quindi è proprio in quel periodo che inizia la carriera da regista di Fritz Lang. Chiaramente era un periodo, e qui parliamo del 1918-19, è un periodo in cui il cinema è ancora preadolescente, quindi era, lui dice, un periodo molto più libero per noi registi, perché dovevamo non solo, eravamo non solo più padroni di noi stessi e del nostro lavoro, ma eravamo anche incredibilmente costretti ad inventare il cinema, perché le regole non c'erano ancora, comunque se c'erano erano molto sfumate,
Ed è lì che lui, come anche altri registi, hanno fondato l'arte cinematografica e quindi anche alcuni espedienti, non solo anche proprio trucchi come effetti speciali, ma anche soluzioni di regia, soluzioni di espressività narrativa, come rendere delle cose nello schermo che prima d'ora non sono mai state rese. È proprio quello che fa di Lang magari uno dei più incredibili registi della storia del cinema, non solo la continuità artistica in tutti questi anni di carriera elevatissima, ma anche proprio l'aver posto delle fondamenta indescrivibili per quanto siano importanti della storia del cinema. E chiaramente lo ha fatto in un periodo che Lottie Eisner, una delle più grandi critiche cinematografiche della storia, ha descritto come l'unico periodo possibile in cui poteva accadere una cosa del genere, ovvero la Germania post Prima Guerra Mondiale, in un periodo assurdo e unico nella storia, forse, ma di cui parleremo in uno dei film che andremo a vedere. Ora, adesso iniziamo con la tier list. Ora, il primo film che andiamo ad inserire è I ragni, il lago d'oro. Ora, il film è del 19. Come vedete l'ho messo in così così, quindi nella penultima graduatoria. I ragni, il lago d'oro. E poi Spiller e poi il Lago d'Oro, non so come si dice in tedesco, non lo ricordo. È uno dei due film, il primo film appunto che ci giunge a noi da Fritz Lang, ed è un film d'avventura. Da cosa nasce questo film? Diciamo che è più la voglia dei produttori tedeschi di imitare il cinema americano dei primi anni 20, ovvero in realtà degli anni 10 barra anni 20, in realtà anche parte del cinema francese ad episodi, cioè il cinema appunto d'avventura. È un film, diciamo, che come primo film che ci è giunto a noi e ci sta, è un film simpatico, è un'avventura che si unisce anche un po' allo spionaggio, rievoca anche luoghi esotici che appunto sono, se non sbaglio, la terra azteca, in cui un esploratore, a cui appunto un esploratore giunge voce, si trovi un tesoro appunto dell'oro, che però un'associazione appunto i ragni cerca di cui cerca di impadronirsi, quindi abbiamo lo scontro tra il protagonista e la donna a capo dell'organizzazione dei ragni. Ora, questo è l'unico film che ci giunge a noi scritto e diretto solo da Fritz Lang, perché poi vedremo che verrà affiancato da una particolare scrittrice. Come detto, appunto, questo film lo mettiamo in così così perché è un film d'avventura. Se lo volete recuperare, comunque è gradevole da vedere. Ora, andando avanti, proviamo Harakiri. Ora, Harakiri, se non sbaglio, perché questo lo ricordo un pochino poco, infatti non per quello, però l'ho messo in Non ci siamo proprio perché è, secondo me, inferiore ai ragni. È sempre un film di ambientazione, diciamo, possiamo dire, di ambientazione esotica, perché siamo in Giappone, come si può intuire dal titolo, e se non sbaglio ricalca un po' la Madama Butterfly, più o meno, diciamo che è un po' quel tipo di storia lì. Però, come detto, rispetto ai ragni, manca proprio di. Secondo me era un progetto a cui Lang non era proprio interessantissimo, che chiaramente era nei primi periodi, era l'albore della sua carriera, ci sta anche, non dico un passo falso, però a mio parere un passo indietro rispetto a quello che aveva raggiunto con I Ragni, che come detto era un film d'avventura comunque interessante. Poi andiamo con il secondo episodio diciamo dei ragni, o in questa volta i ragni, ovvero la nave dei diamanti, e siamo più o meno allo stesso livello dei ragni d'oro, secondo me. Cioè, abbiamo sempre lo stesso protagonista, ovvero Kai Hug, che è l'esploratore che abbiamo trovato nel primo episodio, che si deve addirittura vendicare dell'associazione dei ragni perché hanno ucciso la sua moglie, non credo fosse la sua amante, comunque la donna che amava. Chiaramente sempre l'associazione dei ragni guidata da Liu Xia, che è, diciamo, l'antagonista del nostro protagonista. E abbiamo sempre azione, abbiamo sempre un film comunque d'avventura che intrattiene, secondo me, non lo fa in maniera eccelsa, però come detto siamo sempre nel periodo beta della carriera di Fritz Lang.
E ci sta come film d'avventura, ci sta. Tra l'altro, Fritz Lang aveva scritto anche delle sceneggiature d'avventura, come per esempio Il sepolcro indiano, diretto da, se non sbaglio, Meyer, però non vorrei sbagliarmi, e su cui però torneremo verso la fine del video. Ma diciamo che l'avventura, il genere d'avventura per Lang significava molto, sia perché era il genere con cui un pochino aveva iniziato la sua carriera di spettatore e di anche scrittore, ma anche perché era un genere in cui poteva, è come se potesse esprimere quella parte di sé che magari in altri film teneva trattenuta. E parleremo chiaramente anche dei temi di Lang, di tutta la sua filmografia, se non ce ne sono abbastanza, però si possono circoscrivere, anche se Fritz Lang a questo punto sarebbe contrariato perché dice che lui non, i suoi film sono diretti in uno stato di sonnambulismo cosciente quasi, e che non c'è una continuità tra le sue opere, ma che ogni opera è da considerarsi a sé, però chiaramente c'è un filo conduttore perché ogni autore che si rispetti ha comunque una poetica a cui far riferimento. E andando avanti, troviamo il film questa volta penso sì, credo sia del 20, sì, del 20, ovvero se non sbaglio si chiama in italiano L'immagine errante, qualcosa del genere, Das Wandermeer Bild, credo sia L'immagine errante, ed è un film, è un dramma questa volta, e parla di un'ereditiera che ha perso il marito anni fa e che però e la sua eredità è messa in pericolo, quindi anche la sua vita è messa in pericolo perché appunto vuole essere preda di altre persone, e quindi abbiamo lei che viene aiutata da un uomo che appunto la soccorre, però abbiamo un episodio anche quasi mistico perché in una montagna, scappando appunto da questi, se non sbaglio, forse un marito attuale, comunque qualcuno che la vuole appunto per i suoi soldi, lei in montagna ritrovi quello che noi credevamo morto, ovvero il marito. Ed è qui tutta una vicenda piuttosto particolare, e anche questo l'ho messo in così così perché, come detto, è un film, sono tutti film molto molto strani, cioè è un da una parte sono sicuramente interessanti perché abbiamo delle parti, anche come detto, per esempio quella della montagna, le scene in montagna di lei che ritrova il marito sono veramente scene interessanti, però dall'altra parte non voglio dire che lasciano il tempo che trovano perché, come detto, sono opere degne di nota, ma non così tanto. Andando avanti troviamo Quattro intorno a una donna, se non sbaglio, è il titolo, Quattro per una donna, Wie um die Frau, questo è un tedesco provetto, per favore non uccidimi. Ecco qui, sebbene l'abbia messo sempre in così così, questa volta sì, siamo un po' banali per il momento, mi rendo conto, però qui io già vedo un passo in avanti, nel senso che in questo film del 21 abbiamo un dramma, sì, però anche con una punta di mistero, con un mistero più che altro su personaggi che credevamo morti, anche qui ritornano, però su persone che hanno una facciata di rispettabilità, perché abbiamo una donna sposata con un uomo che però di nascosto, se non sbaglio, fa uso di contrabbando, di gioielli, e questa donna è innamorata di un uomo in realtà, però che si crede morto, però in realtà ritorna. Insieme ad altri due formano appunto questi quattro intorno a lei, che è il perno centrale, e anche questa sua collana che viene dal contrabbando. Cioè, già appare uno dei temi fondamentali che sarà cruciale in tutti i film di Lang, ovvero la criminalità di strada, la criminalità come per esempio i furti, anche gli omicidi. E l'omicidio sarà uno dei cardini più forse importanti della carriera di Fritz Lang, ma con cui ci torneremo. E già qui, come, anche se l'ho messo in così così, io qui già vedo un avanzamento di carriera, secondo me non abbastanza da metterlo in un buon film, però comunque discreto. Passando invece andando avanti appunto, sempre al 21, abbiamo, come vedete, il primo ma sì, cioè vedete come scaliamo di posizione, ovvero quello che in italiano credo sia Destino, e in tedesco invece La morte è stanca. E questo, Der müde Tod, dovrebbe essere, e questo è un capolavoro. Questo qui io lo ritengo un capolavoro con ampie, grandi influenze dall'espressionismo, che chiaramente in quel periodo già era avviato, dal gabinetto del dottor Caligari in poi.
Anche se Lang sarebbe un po' contrariato perché lui e l'espressionismo avevano un rapporto di amore-odio, ma questo diciamoglielo, è un film incredibile, cioè per quanto mi riguarda uno dei film più sottovalutati degli anni 20, quasi mai citato, è un film strabiliante per soluzione, per storia, per veramente tecnica narrativa e visuale, perché qui veramente abbiamo ciò che Lang intendeva nell'inventare cinema, qui lo abbiamo in tutto e per tutto, ed è la storia di una coppia che, se non sbaglio senza nome, che giunge in un villaggio, però si accorgono di essere seguiti da un'oscura figura, che poi ovviamente scopriremo essere la morte, che si prende, che porta con sé il giovane della coppia. Allora lei, per provare a prenderlo indietro, tenta di appunto parlare, raggiungere la morte, la raggiunge in questa cattedrale stupenda che è trasformata in centro operativo della morte, in cui vediamo tutte candele appese con un filo. Oh, sì, era con un filo, credo, o comunque tutte le candele che volano e che simboleggiano appunto tutte le vite umane, è lei che parla con la morte e chiede indietro la vita del suo amato, perché sa che l'amore è forte almeno quanto la morte. E qui la morte le dà la possibilità di appunto riprendersi la vita del suo innamorato, a patto che riesca a dimostrare appunto che la forza dell'amore può sconfiggere la morte. Facendo cosa? Presentandole tre episodi ambientati nel passato, anche se siamo in un tempo indefinito, però si capisce che siamo prima nella. Adesso l'ordine preciso non lo ricordo, però prima credo nell'Impero d'Oriente, un po' ambientazione alle Mille e una Notte, poi siamo nel Rinascimento italiano a Venezia, se non ricordo male, o a Firenze, no, credo sia a Venezia, e poi nella Cina imperiale. E in tutte queste storie si percepisce veramente ciò che poi sarà anche molto presente nella carriera di Lang, quindi la morbosa, l'amore a volte morboso che va a braccetto, instaccabile, un braccetto veramente forte con la morte, perché la morte sarà un tema fondamentale, come già detto, in tutti i film di Lang. Non ve lo voglio spoilerare perché c'è su YouTube, per favore, essendo massi, vedetelo, vedetelo, vedetelo. Andiamo avanti e passiamo, eh sì, passiamo al primo capolavoro assoluto. Allora, siamo nel 22, siamo nel 22 e Fritz Lang firma il più bel, a mio parere, il più bel documento che, il più bel film ritratto di un'epoca che sia mai stato fatto. Perché Fritz Lang descrive tutto il caos, tutta, diciamo, la caoticità, veramente l'incertezza, la paura, anche i vizi, se vogliamo, i difetti, la crudeltà, tutti i lati oscuri, le ombre, ecco, le ombre della Repubblica di Weimar, quindi della Germania che esce dalla guerra sconfitta, e tutto quel periodo di turbolenze che si traducono in sentimenti profondi, ma anche negativi, che Lang riesce a condensare in un unico straordinario personaggio, ovvero il dottor Mabuse, che è appunto il nome del film di cui parliamo. Il film è diviso in due parti, se non sbaglio, dottor Mabuse, il giocatore Der Spieler, ovvero il giocatore d'azzardo, parte 1 sarebbe un'immagine del tempo e parte 2 Inferno, Uomini del Tempo. Però chiaramente è un unico film, un film fiume, perché è un film di 4 ore, ma che vi prego, se non avete visto, c'è anche questo su YouTube, è allucinante, perché Fritz Lang, tramite la figura del super cattivo, se vogliamo, del dottor Mabuse, che è quest'uomo che gioca con la vita delle persone, come appunto gioca a poker, quindi gioca d'azzardo con la vita delle persone, crea o comunque sta edificando il suo impero del crimine, fatto di attentati, fatto di furti, di omicidi, e in questo caos che lui semina, noi seguiamo appunto le sue gesta, quasi come fosse un pochino anche lui l'eroe, cioè lui è proprio il centro della narrazione, il motore immobile, anche se in realtà molto mobile, della narrazione, e le sue tecniche come l'ipnosi, come le maschere che usa per confondersi.
È come appunto questa sorta di magia nera, questo influsso, questo sguardo con cui comanda i suoi servitori, è un personaggio indimenticabile che di conseguenza trasforma quest'opera in un film clamoroso e indescrivibile, di una bellezza veramente travolgente. 4 ore che non si sentono, perché sono 4 ore che volano, perché è un film muto che sarebbe moderno anche tra 200 anni. È un ritratto, come detto, di un'epoca talmente complessa da anche descrivere in un libro di storia, e a parole Lang la descrive con un personaggio in maniera eccellente, quindi un must-see obbligatorio. Non vi ho detto che Lang ha iniziato da un paio di film, in realtà 3-4 film, a scrivere le sue sceneggiate dei suoi film con la moglie, quella che poi sarà diventerà la moglie, che in realtà è già diventata la moglie, ovvero Thea Won Arbu, che poi di cui parleremo in maniera un po' più approfondita dopo, perché ha un ruolo molto importante nella sua vita. Comunque lei ha un apporto, diciamo, sì, possiamo dire fondamentale anche nelle sceneggiature, insieme a Fritz Lang, che chiaramente dirige i suoi film. Poi, dopo il dottor Mabuse, che come detto è il primo capolavoro assoluto, passiamo a I Nibelunghi, la saga di Nibelunghi, che sono due film separati, anche se si può contare anche questo come un solo film fiume, però ho scelto anche di separarli. E il primo film di Nibelunghi, ovvero Siegfriedo, fa parte della. L'abbiamo messo in film, stupendo. Ora, io ritengo I Nibelunghi un film incredibile, bellissimo, che è uno dei più grandi esempi di espressionismo che ci siano. Un film che Lang rischiava di far scadere nel pomposo, nel barocco, che un pochino lo è, perché chiaramente l'epica tedesca ha questa, quel romanticismo tedesco ha questa caratteristica, ma Lang si distanzia da Wagner, perché lui voleva distanziarsi da Wagner per creare un'opera, non voglio dire intimista, ma quasi. E quindi nella leggenda di Siegfriedo, che diciamo nel primo film è molto più incentrato su di lui, chiaramente dal titolo, questo eroe che da imprese leggendarie, quindi sconfiggere un drago, oppure aiutare il re dei Nibelunghi a conquistare adesso non ricordo la regina dei Kriemhilde, però non ricordo, vabbè, comunque i nomi poi non è che li ricordo, no, in realtà Kriemhilde era che poi la moglie, quella che poi sposerà Siegfriedo, che poi la sorella del re dei Burgundi, ecco, appunto. Quindi Siegfriedo che arriva al castello dei Burgundi e aiutando Gunther, che poi è l'eroe, è il re dei Burgundi, in cambio riceve in sposa la sua sorella, quindi Kriemhilde. Però purtroppo a fine film verrà ucciso da uno dei servitori del re, che però veramente è un film anche di cui, se vi ho raccontato la trama, non perdetevelo, perché di questo film non è intanto importante la storia, anche se è comunque coinvolgente, ma le soluzioni visive sono allucinanti. Cioè c'è un uso della geometria, c'è un uso proprio espressionistico della macchina da presa e di ciò che è chiaramente profilmico, che è da vedere. Non è un must-see, perché secondo me ha dei rallentamenti, magari ha delle flessioni, però è un film stupendo che chiaramente io considero capolavoro, però io a preferenza ho scelto di posizionare sotto. E a fianco a lui ci vado a piazzare anche il seguito, se vogliamo la seconda parte, parte 2, ovvero la vendita di Kriemhilde, che appunto deve vendicare la morte di Siegfriedo. E come fa? Sfugge dal castello in cui è stato appunto ordito l'omicidio dell'amato, e va a nord per andare, va in Oriente, scusate, per andare da Attila, re degli Unni, quindi per sposarsi con lui e, grazie al suo potere, vendicarsi di coloro che hanno ucciso Siegfriedo. Ora, per quanto riguarda, io l'ho messi vicini perché sono più o meno si sono diversi, però hanno delle caratteristiche simili, bene o male mi piacciono allo stesso modo. Ma veramente qui Kriemhilde, che passava da donna dolce, comunque innamorata, qui veramente diventa spietata. Sul finale, che comunque la sequenza finale dura, cioè in realtà la parte finale dura parecchio, dove lei
rinchiude i suoi nemici invitati a palazzo, li rinchiude dentro una stanza a cui dà fuoco, in realtà una specie di rocca, e c'è lei che guarda dritta all'edificio infuocato per un tempo lunghissimo, cioè che ti dimostra, in realtà lo dice anche lei se non sbaglio, che ha perso l'umanità, cioè lei le hanno levato, è stata privata dell'amore. E per causa di questo lei ha perso la sua umanità, infatti lei è quasi uno spettro vendicativo che appunto può trovare pace solo tramite la vendetta, che appunto anche nel titolo, anche questo impareggiabile. Ora, avanziamo, e qui, e qui, e qui. Ora, tra l'altro i Nibelunghi, non ho detto questa cosa, i Nibelunghi è un... Contemporaneamente alla scrittura della sceneggiatura, la Von Arbu scrive anche l'opera cartacea, che non so se è un romanzo, non mi ricordo, però comunque lei scriverà anche molti libri da cui vengono tratti, o comunque in contemporanea ai film che scrive col marito. E da un suo libro, da un suo, comunque, un suo contributo importantissimo c'è anche Metropolis. Metropolis, forse il film più importante di Fritz Lang a livello mediatico, a livello di creazioni, perché Fritz Lang con Metropolis non solo ha inventato il cinema di fantascienza, ma ha anche inventato parte del cinema moderno, perché ciò che vediamo in Metropolis è allucinante, è modernissimo e a livello visuale uno dei film più potenti della storia del cinema. Veramente sì, si contano sull'idea di una mano quei film che possono essere paragonati a Metropolis a livello visivo, di inventiva, di potenza, di bellezza, di poetica, di tutto. Allora, perché però lo vedete in una categoria a parte? Cioè, non è per... Allora, Metropolis è un capolavoro assoluto. E ci siamo, cioè ci siamo proprio. Ma la parte aggiunta da Thea Von Arbu, quindi la trama del film è la mediazione tra il potente, tra il ricco, il capitalista e gli operai, cioè la mediazione tra loro due e il cuore, quindi la riappacificazione della guerra scatenata dagli operai trasformati in automi da questo potente signore e proprietario della città di Metropolis, praticamente del futuro, perché qui siamo in un film di fantascienza ambientato negli anni 2000 e quanto ci aveva preso Lang con questo film, a parte le macchine, se non sbaglio, macchine volanti, però... Quanto ci aveva preso Lang, perché ricordatevi, una caratteristica importantissima del suo cinema, oltre a una fantasia estrema e a delle trovate proprio fantastiche, letteralmente geniali, abbiamo un realismo degno del neorealismo, cioè abbiamo un'attenzione per i dettagli, ma sui dettagli ci torneremo, un'attenzione per il realistico quasi maniacale per quanto riguarda Fritz Lang, ma ne parleremo anche con un film in particolare dopo. Come detto, a me questa... Eccesso di sentimentalismo, per quanto mi riguarda, rovina un po' l'esperienza. Ripeto, Metropolis è un capolavoro assoluto. Per gusto personale, lo trovo di proprio una cosetta inferiore a appunto quelli che troveremo nella categoria capolavori assoluti. Andiamo avanti, se no mi uccidete. No, in realtà potete uccidermi nei commenti, lo capirò, però purtroppo devo essere sincero. Andiamo avanti con Spione. Titolo originale in tedesco, o qui L'inafferrabile. Ora, è l'ultimo film muto di Fritz Lang, in realtà è penultimo, però diciamo siamo lì perché è del 28, Spione. Diciamo che Metropolis era stato forse il film più costoso dell'espressionismo tedesco, il film più anche avveniristico proprio per quello, e quindi da qui Fritz Lang si staccherà dalla Degla e inizierà a produrre lui film, chiaramente con un budget ridotto. Poi il fatto che il budget fossero quasi sterminati nella Germania dell'inflazione galoppante del dopoguerra è un caso curioso che non ho approfondito, ma che se vi interessa potremmo anche fare un approfondimento sull'espressionismo e sui suoi fondi illimitati. In realtà non è vero, però poi magari ne parleremo. Fritz Lang torna magari a quello che è più di suo, che poi in realtà sarà di sua competenza, quindi il crime, il dramma, il film d'azione, di spionaggio, però più dal lato thriller, crime, e parla sempre di una specie di super cattivo, una mente criminale che mette a repentaglio le fondamenta dello Stato e appunto tramite un'agenzia segreta governativa, dovremo sgominare i piani di questa mente quasi, in realtà qui è una mente quasi cibernetica, quella che è quella del, appunto, del cattivo, che poi se non sbaglio è anche la sua sede è una banca centrale. Vabbè, comunque è un film che ho messo tra i must-see, perché è un film incredibile, bellissimo, ricco di azione, di intrighi, che funziona a scorre
in maniera meravigliosa, che anticipa moltissimo il sonoro, sebbene anche non è del sonoro se ci sia già stato, però qui si capisce che Lang era già pronto per il sonoro, anche se vogliamo, molti dei suoi capolavori sono del muto, però lui si fa già capire di essere pronto. E è un film intrattenente alla stragrande. Io vi ricordo che siamo nel 28 e sono dei film senza parole, sono veramente senza parole, perché anche questo è un film da vedere. Ma sì, da vedere. Ah, qui c'è stato il mio primo innamoramento per un'attrice nei film di Lang, ovvero Gerda Maurus, che poi fa la spia a servizio del cattivo, che però si innamorerà del nostro protagonista. Bellissimo. Vabbè, comunque questa è una cosa mia. Tra l'altro Fritz Lang in realtà era anche lui innamorato di lei, quindi ragazzi, vedete, va così, va. Andiamo avanti. E parliamo dell'ultimo, appunto, film muto di Fritz Lang, ovvero Una donna nella luna. Ora, siamo nel 29 e questo l'ho messo in film stupendo, perché è un film, anche qui, cioè, ma vi rendete conto di che film ha fatto? Cioè, tramite la storia di sei personaggi, non in cerca d'autore, ma in cerca di viaggi, no? E di uno scienziato, chiaramente si parla di viaggi spaziali, e si realizza proprio un vero e proprio viaggio nello spazio. Ora, qui, anche qui, intrighi, piani per sventare questo viaggio, per scoprire, per conquistare la Luna da parte delle agenzie segrete. Comunque, sempre qui siamo, sempre nel crime che questa volta incontra la fantascienza. Io ho detto prima l'importanza del realismo in Lang. Vi basti sapere che questo film, a parte essersi avvalso di esperti scienziati notevoli, è stato vietato poi dal nazismo, perché il razzo che è stato fatto, e quindi la costruzione anche del viaggio spaziale, se la vedete, è incredibile. Questo è il 29, questo film è allucinante. È stato appunto proibito in seguito dal nazismo, perché i razzi erano talmente tanto realistici che i nazisti avevano paura che i loro modelli di razzi fossero messi in pericolo appunto da questo film. Cioè, pensate voi il livello di realismo, di attenzione al dettaglio che troviamo in questo regista, incredibile. Quindi andiamo avanti, entriamo nell'epoca sonora di Fritz Lang. Ah, questo film è stato il primo suo film prodotto, sempre da lui come spione, ma anche distribuito anche da lui. E poi, ragazzi, abbiamo un altro capolavoro assoluto. Quindi, appunto, La donna nella luna, abbiamo un film stupendo. Ok, se l'ho detto. Ma qui abbiamo, ragazzi, qui abbiamo tutto, qui abbiamo una delle opere più importanti, non del cinema, quindi della storia dell'arte mondiale, perché è il suo primo film sonoro, e già dimostra di essere il film sonoro più incredibile della storia del cinema, praticamente. Perché domini, cioè, il modo in cui Lang riesce a prendersi il sonoro, a ingabbiarlo e a usarlo come vuole lui, a livello narrativo, a livello proprio di rappresentazione, a livello di. Ah, proprio un uso creativo. Ma vi ricordate l'inizio, la sequenza iniziale di M? Allucinante. E qui forse il film chiave per capire molto della poetica di Lang, del suo interessarsi a criminali, a figure criminali che per realtà non sono criminali di per sé, ma sono persone normali in cui c'è l'istinto, no? Di compiere un crimine che però c'è in ognuno di noi. Cioè, questa, che poi vedremo molto bene nei suoi film successivi, ma ciò che ci importa è che qui siamo di fronte a un capolavoro. Veramente senza parole. Io faccio fatica, perché parlare di M è proprio fiato sprecato. Per favore, vedetelo se non l'avete visto, perché è di una bellezza impareggiabile. Poi Peter Lorre in quel ruolo è assurdo. Come detto, appunto, il crimine, che è un germe che ognuno di noi può far sbocciare in qualsiasi momento, poi è una firma che troveremo sempre applicata nei quadri d'autore di Fritz Lang. Ora andiamo avanti e troviamo Il testamento del dottor Mabuse. Ora è un seguito del primo film dedicato al dottor Mabuse del 33, anno particolarino per la Germania, quindi la salita al potere di Hitler. Infatti questo film segna la fine della carriera tedesca di Fritz Lang, del suo periodo tedesco, perché questo film verrà bandito, verrà proibito dal nazismo, da Goebbels, e Fritz Lang dovrà scappare dalla Germania, prima rifugiandosi in Francia e poi andando in America. Ora, abbiamo sempre
Questa volta il dottor Mabuse, che non voglio fare spoiler, però c'è sempre la sua presenza, tra virgolette, e c'è sempre appunto questo male che deve essere sradicato, perché proprio lui è il male incarnato, o comunque proprio lo spirito del male, che questa volta però parla non solo da un manicomio, ma parla attraverso gli slogan del partito nazista nel 1933. Beh, non poteva andare a finire bene effettivamente. Infatti, poi Lang racconterà tutto l'episodio avvenuto con Goebbels, che facilmente potete trovare su YouTube. In realtà si potrebbe anche confutare come storia, magari inventata da Lang, ma quanto è bella quella storia che Lang racconta del suo incontro con Goebbels, essere convocato da Goebbels, lui paura, appunto, impaurito del fatto che per colpa di questo film potrebbe essere messo sotto processo. In realtà Goebbels gli offre il posto di capo del cinema tedesco praticamente, perché appunto sia lui, il ministro della propaganda, sia Herr Hitler sono fan sfegatati del suo cinema, soprattutto dei Nibelunghi di Metropolis, chissà perché. Però lui la sera stessa chiaramente dice di accettare di fronte a Goebbels, però è uscito da lì, via a casa, fa preparare la valigia dal suo cameriere e va in treno, fugge per Parigi la sera stessa, lasciando in Germania la moglie Thea von Arbuck, che poi diventerà grande sostenitrice del partito nazista. Ora, la fuga di Lang in Francia magari può essere smentita perché ci sono delle date che non coincidono col racconto, però non ci interessa perché è talmente bello questo racconto. Beh, comunque questo è l'ultimo film tedesco di Lang, è un film stupendo, che in realtà è un must-see, però rispetto ai must-see che ho messo nei must-see, quando è che pronuncio British, è un pochino meno must-see, è un film comunque bellissimo, però qualcosina in meno, secondo me. Andiamo avanti e parliamo del periodo francese, che in realtà non è un periodo francese perché è solo un film che Lang realizza con Eric Pommer, che era già emigrato in Francia, sotto la Fox, però la Fox chiaramente reparto europeo, e realizza appunto Lilium, che poi in italiano, se non sbaglio, è La leggenda di Lilium, che è un film del 1934 che parla di questo. E in realtà l'ho messo in un buon film perché ha delle trovate veramente interessantissime. Però è un buon film. Secondo me è molto vicino a diventare stupendo, però chiaramente gli manca qualcosa. Parla essenzialmente di un giostraio, di appunto di più che altro di un arringatore di folle, di una giostra di cavalli. Avete presente, no? La giostra dei cavalli che ruotano, lui deve attirare, deve conquistare la folla, deve intrattenerla, cantando anche sulla giostra. Del suo incontro con Julie, una ragazza che appunto capita nella sua attrazione, in realtà non nella sua, in quella in cui lavora, e della loro storia d'amore molto molto particolare. È un film dolcissimo, è un film anche crudo, anche amaro, anche qui realismo veramente pungente che si affianca ad un fantasy incredibile. E questa cosa io l'ho sempre amata di Lang, e forse è il regista migliore nella storia del cinema avere questa caratteristica, questo dualismo di un realismo spietato, delle volte crudo, diretto a questa fantasia che è dilagante. Consiglio la visione vivamente di questo film, che in realtà è sconosciuto ai più perché veramente non ne sento mai 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 parlare, mai citato, ma merita, merita veramente. Dunque, proverò tra l'altro, piccola parentesi, in Lilium, quando lui verrà, non vi faccio spoiler, però diciamo si troverà in una situazione un po' complicata, e per accusarlo, comunque per fargli rendere conto di un qualcosa che ha fatto, di una sua colpa, gli verrà mostrato tramite un proiettore e un telo, se vogliamo, una scena del film che abbiamo già visto, e quindi il cinema come prova, in realtà un metacinema come prova inconfutabile per trovare la verità, che spesso è sotterranea a bugie, a menzogne, perché il cinema di Lang è anche un cinema di menzogna, a cui appunto il cinema stesso cerca di svelare. Perché vi dico questo? Perché il primo film americano di Fritz Lang è un capolavoro assoluto. Voi direte sopravvalutato? Non credo proprio, ovvero Furia, Fury. Adesso ho difficoltà, del 36, giusto. È un legal thriller, in realtà thriller, drama, però ha delle sfumature di legal thriller perché abbiamo un processo. E a chi?
a una cittadina, perché abbiamo Joe Wilson, è uno straordinario Spencer Tracy, che viene ingiustamente accusato di un sequestro e forse omicidio di una ragazzina, viene scambiato appunto per l'omicida, per comunque per il sequestratore, e viene brutalmente assalito, cioè in realtà lui si trova in prigione e viene, la prigione viene assalita in maniera brutale dalla folla, dalla furia della folla. Lui, no, in realtà non ve lo voglio spoilerare, però vorrei parlarvene, come facciamo? E questo è complicato. Però diciamo che la furia, la spregevole della folla che diventa, che perde l'umanità quando è in gruppo, diventa proprio bestiale, perché la furia del tiro è proprio la disumanità con cui le persone attaccano e accusano quest'uomo, senza prove alla fine, solo con coincidenze. È anche un tema ricorrente in Lang, è un po' come Hitchcock, l'uomo ingiustamente accusato che deve dimostrare la sua innocenza, però questa volta abbiamo un'aggressività che poche volte ho visto nella storia del cinema e che questo film mi ha totalmente sconvolto, perché è un capolavoro assoluto. E perché vi dicevo in Lilium, quello stratagemma del cinema che disvela la verità, anche qui abbiamo la stessa cosa. Nel processo verrà usato il cinema, in realtà un cinegiornale che però ha quella funzione appunto di svelare la menzogna. Andiamo avanti e passiamo a Sono innocente. Se non sbaglio, in inglese, in americano, il titolo americano è You Only Live Once. Ora, questo film è sempre legato alla prigionia, all'essere accusati, al pregiudizio, se non sbaglio, delle persone, perché rifonda, che in realtà è fidanzato a Sylvia Sidney, che è un'attrice che io adoro, e anche Fritz Lang, secondo me, aveva un occhio particolare, un riguardo particolare per lei, perché anche lei era anche la compagna di Spencer Tracy in Furia. E qui lui esce di prigione e gli viene data una seconda possibilità da questo proprietario di centro commerciale che accoglie come suoi dipendenti, spesso ex carcerati, che appunto hanno difficoltà a rifarsi una vita. Quindi abbiamo il post criminalità, ma vediamo come spesso quando una persona è in situazioni complesse può sfociare ancora nella criminalità. Questo film l'ho messo come un buon film perché è un buon dramma, è un buon film romantico, se vogliamo un buon romantico, e però ci sta, è un buon film, non incredibile, ma nemmeno pessimo, beh, un buon film. Andiamo avanti. Qui non so se esiste un titolo italiano in realtà, sinceramente, io l'ho sempre chiamato You and Me, quindi non so in realtà se esiste un titolo italiano, del 38, sempre con Sylvia Sidney, questa volta il protagonista è George Raft, e questa volta abbiamo una trama un po' più, non diversa, non estremamente diversa, ma no, aspettate, adesso ho un dubbio, in realtà. No, in realtà no, ho invertito i film, credo. Credo di aver invertito i film. Perché quello che è Sono innocente, quindi You Only Live Once, sarebbe quello con il Rifonda, scusate, ho invertito i due film. Qui quello con il Rifonda parla di un uomo che esce comunque di galera e che però purtroppo a causa di un tentato, in realtà crimine, che lui ha tentato di fare, una rapina, viene accusato, che poi in realtà non compie, però viene accusato di era una rapina, se non sbaglio, sì, è un po' confuso, sono un po' confuso, scusate, ma sono molto simili questi due film. Comunque, qui appunto per colpa di questo, del suo passato, che torna sempre, il passato è fondamentale di Lang, che in cui appunto si è compiuto un crimine, quindi il riverbero, come se quando voi buttate un sasso in uno specchio d'acqua, le ondine, quindi ciò che riverbera dal passato influisce anche molto sul presente, anche il pregiudizio che si ha di una persona che esce di galera e che implicitamente coinvolge, cioè purtroppo pregiudica ciò che uno può, il rispetto o comunque la fiducia che uno può avere dalle persone. E comunque Sono innocente, You and Me, e You and Me appunto invece è la trama di quell'uomo che lavora per i grandi magazzini in cui, beh, avete capito. E comunque sono due buoni thriller, in realtà anche noir, se, piccola excursus, Lang ha inventato il noir. Siamo d'accordo? Perché M, se vogliamo, è un po' un pochino il progenitore del noir.
Diciamo, in realtà il noir ha come papà l'espressionismo tedesco, perché le ombre, perché la cupezza dei personaggi, dei temi e delle situazioni. Il papà è l'espressionismo, però secondo me il padre legittimo è, non secondo me in realtà, in maniera evidente, è M. Quindi il papà dell'espressionismo, del noir, potrà giocare con il noir quanto vuole? Sì, potrà. E infatti sia You Only Live Once, quindi Sono Innocente, sia You and Me, sono dei buoni film. Poi abbiamo un western, e dovete sapere che Lang giocherà molto sul western, perché in realtà molto, in maniera moderata, come un po' magari l'avventura, che era sua compagna nell'esordio di carriera. Abbiamo un'entrata nel western. Come detto, appunto, io non inserisco troppo nei processi produttivi, tranne per alcuni film. Non entro troppo nello specifico perché secondo me andremo, già stiamo andando lunghissimi, quindi figuriamoci con le spiegazioni. Però se volete una monografia approfondita di Lang, potrei anche pensare di portarla. Sarebbe un lavoro anche quello immenso, non contando quello che stiamo già portando avanti, però possiamo sempre farla. Comunque, stavo dicendo, il Vendicatore di Jesse il Bandito. In realtà è un seguito, è un sequel di un altro western di pochi anni, dell'anno scorso, vabbè, lasciamo stare, dell'anno precedente, questo del 40, e abbiamo sempre Harry Fonda, che questa volta è il protagonista del sequel, che interpreta il fratello di Harry James, quindi Frank James, che deve vendicare appunto l'omicidio del leggendario bandito Jesse James, che è stato ucciso in maniera vergognosa, se vogliamo, quindi è stato freddato alle spalle da due suoi, se non sbaglio, uno nello specifico, però insieme a un altro della sua banda. Ora, questo film l'ho messo in, se non sbaglio, l'ho piazzato in, sì, così così, perché secondo me, tra l'altro, è il primo film a colori di Fritz Lang, e lui con il colore litigherà sempre un po', perché lui è un regista del bianco e nero, cioè Fritz Lang è il bianco e nero. Comunque, ma ci saranno anche risultati discreti, devo dire, però ne parleremo dopo. In questo primo incontro con il western, secondo me Fritz Lang fatica un pochino, devo dire, il ritmo non è proprio quello che ci si aspetterebbe. Comunque, come detto, è un film discreto che secondo me può meritare una visione, e la merita secondo me ancora di più il secondo western di Fritz Lang, ovvero quello del 41, cioè Freddy Ribelle, che non ha senso come titolo perché il titolo originale è Western Union, ovvero proprio la nascita della Western Union, cioè come la Western Union, cioè quindi l'agenzia telegrafica, quindi la comunicazione, quindi in realtà il filo della conquista degli Stati Uniti, come si allarga nel West. Ora, chiaramente è sempre un ex fuorilegge il protagonista. Vedete come abbiamo sempre criminali o potenziali criminali, o in realtà che poi sono persone normali in situazioni difficili, complicate, o di opportunità, vabbè, comunque desideri, o sempre quel moto interiore che è spesso genera che criminalità, è sempre quello che interessa a Fritz Lang. Qui abbiamo sempre anche qui un altro tipico suo personaggio, quindi un ex criminale che si unisce alla Western Union, che appunto fa, diciamo, da guardia a quelli che lavorano effettivamente alla costruzione della rete telegrafica. Anche qui abbiamo il suo passato che ritorna, quindi il fratello con la sua banda che tenta di rovinargli, se vogliamo, la vita che si sta ricostruendo. Anche qui, secondo me, è un po' meglio del Vendicatore di Jesse il Bandito, ma sempre non meritevoli della categoria buon film, secondo me discreto, ma così così. Arriviamo a Manhunt, credo sia in originale, sì, Manhunt, che in italiano è Duello Mortale del 41. Ora, qui siamo nel 41, sentitemi, nel 41, l'America non è ancora entrata in guerra. Abbiamo come protagonista Walter Pigeon, che è un inglese, un cacciatore, che va in Germania, e il film inizia con lui col cecchino puntato sul volto di Adolf Hitler. Beh, è un film molto interessante. È un film, sì, se vogliamo, di guerra, ma in realtà non proprio di guerra, è un thriller, o con tinte noir, che si ambienta durante la guerra e proprio sul posto della guerra. Però purtroppo, prima di premere il grilletto, viene arrestato dalla Gestapo e viene sottoposto a quello che
ci si aspetterebbe quindi un interrogatorio piuttosto pungente, però riuscirà a fuggire e dovrà sfuggire alle conseguenze di quello che ha fatto, sia con il suo governo, perché quello che ha fatto è piuttosto, diciamo, rischioso dal punto di vista diplomatico, ma anche con chiaramente le forze nemiche della Gestapo. Questo è un vero attacco, vero e proprio attacco, cioè il film inizia con il cecchino puntato verso Hitler, cioè ci fa capire Fritz Lang, ci mette le cose in chiaro prima che lo facesse l'America, svegliati America, nel 41 ancora siamo là, lasciamo stare. Però abbiamo un bel film. È veramente un buon film questo, un film che vi fa passare una serata veramente ottima. Abbiamo un protagonista carismatico, abbiamo una... Allora, parliamone. Questo è il primo film in cui subentra Joan Bennett. Joan Bennett, vabbè, non so come si pronuncia il suo nome, Joan Bennett. Poi comunque lei è la mia seconda crush del cinema di Fritz Lang. Vabbè, che vi posso dire? Io adoro questa attrice, la rivedremo in film ben più di peso, però qui fa il suo esordio con una ragazzina piuttosto di carattere, ecco, possiamo dire, dei sobborghi di Londra, se non sbaglio. Andando avanti, quindi questo è un buon film, andando avanti troviamo questo che in realtà è un film stupendo, ovvero Hangman Also Die. Ovvero anche i buoi, aiutatemi, anche i buoi muoiono del 43, quindi sempre in un tempo piuttosto turbolento. Questo è un vero e proprio film di guerra. Qui siamo a Praga, durante l'occupazione chiaramente nazista, perché chiaramente la Cecoslovacchia è stata annessa prima, ben prima dell'inizio della guerra, da Hitler, ma abbiamo la resistenza del popolo cecoslovacco. E perché si chiama così il film? Perché Heydrich, cioè il proconsole di Hitler in Cecoslovacchia, viene ucciso da un attentato appunto da un membro della resistenza cecoslovacca. E il film è la caccia all'uomo spietata che compie la Gestapo per scovare l'assassino che si nasconde nella gente. Ma qui nel film non solo appunto la tensione, l'azione, anche se vogliamo, ma anche i rapporti umani che si districano in maniera veramente bellissima. Tra lui, che chiaramente non sa se consegna, ha dei dubbi perché se si consegna può far smettere i rastrellamenti e ciò che sta subendo, tra virgolette, per colpa sua, la popolazione cecoslovacca, ma anche ciò che la resistenza vuole fare, cioè resistere per fare in modo che il nemico venga cacciato dalla Cecoslovacchia. E questo è un film stupendo, è veramente bellissimo, molto sottovalutato. E prego che voi lo recuperiate al più presto. Andiamo nel prossimo film ed è un altro buon film. Infatti abbiamo Ministry of Fear, cioè il prigioniero del terrore. Abbiamo un altro condannato, questa volta è Ray Milland, che è attore stupendo anche questo, nel 44. Abbiamo un altro, come detto appunto, un uomo che viene dopo rilasciato dopo una condanna che si percepisce essere ingiusta, perché appunto lui è responsabile dell'omicidio della moglie, ma che in realtà è un suicidio perché la moglie voleva morire e lui voleva aiutarla in questo, non ha avuto il coraggio, ha comprato il veleno, ma la moglie di nascosto l'ha usato e quindi è morta, e lui è stato accusato di aver avvelenato la moglie. L'uomo ritorna a Londra, ma per colpa di una torta, e non sto scherzando, e di un incontro poco felice si troverà invischiato in questo thriller barra noir, barra anche film di più spionaggio, appunto in un complotto nazista a Londra, e che dovrà sgominare con l'aiuto con una donna che fa parte di un'associazione che organizza feste di paese. Non vi so dire molto, perché anche questo è veramente bello come film. E tu ritorna, come detto, l'essere perseguitati per un crimine che non si è commesso, ma che comunque si stava per commettere, se vogliamo. Andando avanti, andiamo nel 44, e qui forse uno dei più bei noir della storia del cinema, ovvero La donna nel ritratto, che se non sbaglio è The Woman in the Window, che poi sarebbe La donna nella vetrina. E qui siamo in massi, quindi in un capolavoro. Capolavoro. E
è un film che anche qui unisce la crudezza, la veridicità dell'indagine della polizia per scoprire di un criminale misterioso al protagonista che, se vogliamo, si addentra in un oscuro e sì, in un oscuro e angusto percorso che lo porterà sulla via della colpa e del crimine. Un protagonista che in realtà era tutt'altro che un crimine, perché è un professore di criminologia, ecco, che è interpretato da Edward G. Robinson, che è un altro attore stupendo, che è rimasto solo senza la moglie perché è partito per vacanze, si imbatte in un ritratto di una donna e direi appunto si materializza l'immagine perché incontrerà alla vetrina questa donna, sempre la Bennett, e qui sì che dà il meglio di sé, e questa Alice, un nome non a caso, Alice, non vi svelo perché magari qualcuno non l'ha visto, però ecco, e che però appunto lo porterà in un percorso piuttosto accidentato, un bellissimo il discorso sul crimine che ti prende il sopravvento su di te per quel momento e poi però ha un percorso di veramente di colpa e se vogliamo di redenzione, ma anche di difficoltà lunghissimo, cioè spesso io riassumerei il cinema di Fritz Lang così, un dettaglio, perché nei suoi film i dettagli sono importantissimi, lo vedremo in un film particolare, ma i dettagli che poi ritornano a livello narrativo e immaginifico sono, e in realtà figurativo, sono fondamentali. Il cinema di Fritz Lang è un cinema di dettagli. Il cinema di Fritz Lang, secondo me, è un'indagine di 40 anni su quel dettaglio, quel microsecondo, quel momento che è decisivo per la vita di un uomo, che appunto Fritz Lang ha scandagliato, in 40 anni di carriera. E questo è un noir stupendo. Infatti è un must-see. Andando avanti, abbiamo La Strada Scarlatta. Ora, in realtà anche questo è un must-see, secondo me. Però il fatto che sia un remake del film di Renoir, La Cagna, e siamo nel 45, e il fatto che The Scarlet Street, secondo me, è un po' meno potente, parere personale, comunque parlando di film incredibili, intendiamoci. Però secondo me ha qualcosa in meno di quella fantasia della donna del ritratto. Stessi protagonisti, Edward G. Robinson e Joan Bennett. E qui abbiamo beh, immagino conoscete la storia della Cagna, comunque della Strada Scarlatta, ovvero un uomo che è sposato con una donna piuttosto pessima e che Dobby fa il pittore. E si innamora di una donna, di una ragazza che conosce per caso, e questa ragazza però diciamo che si prostituisce per colpa di un protettore che la maltratta, ma diciamo che la possiede, e lui diciamo che verrà portato sempre più verso la degradazione per colpa di lei, che appunto si impossesserà della sua anima, che qui è rappresentata dai suoi quadri. Altro noir incredibile che però io a cui però attribuisco un qualcosina in meno rispetto al Massi, la donna del ritratto. Andiamo al prossimo film ed è un film inaspettato. Cioè, in realtà non è vero che è inaspettato perché è chiaramente, in realtà non è vero, è molto Lang. È un altro film di guerra, un thriller, un altro thriller, anche, no, in realtà è più una spy story se vogliamo, anche un tratto romantico, ed è Cloak and Dagger, ovvero maschere e pugnali. Qui il protagonista del 46, quindi siamo sempre finita la guerra, ma non da tantissimo, e sempre nella guerra siamo, per farvi capire anche l'interesse enorme di Fritz Lang per la guerra. Abbiamo un professore di fisica nucleare che si occupa, sentite bene, del progetto Manhattan. Capiamoci, siamo nel 46, appunto Gary Cooper è il professore che deve intervenire, diciamo, gli viene chiesto di intervenire in una missione di spionaggio pericolosissima perché gli dicono che la Germania sta sviluppando, anche lei, la Germania nazista, la bomba atomica. E quindi lei è lui l'unico che per conto dei servizi segreti può scoprire
dove sono arrivati con lo studio, con lo sviluppo e così via. È un film anche road movie perché si passa dall'America, la Svizzera, all'Italia, molto di quello ambientato in Italia e fa vedere molto della resistenza italiana, anche se è rappresentata in maniera un po' superficiale, però in realtà ci siamo, dai. E anche qui una storia d'amore, Lily Palmer, se non sbaglio, è la protagonista femminile, questa volta però non siamo ai livelli di, secondo me, ai livelli degli altri film, quindi dei noir precedenti. Comunque, è comunque un buon film. Ecco, questo posso dirvelo tranquillamente. E c'è una frase di, se non sbaglio, Gina, la protagonista femminile, che fa parte della resistenza italiana, chiaramente, che in una scena molto particolare, in cui una notte lei deve ospitare a casa sua Gary Cooper, e lui vuole far entrare il gatto, ok? In stanza. Però purtroppo, diciamo che lei in realtà non è impietosita dal gatto che miaola fuori la porta che ha fame, lui però invece lo fa entrare perché lui è americano e superficiale, invece lei è molto più pragmatica. Comunque, la mattina dopo arriva il proprietario del gatto, che è uno che abita nello stesso palazzo, che rivuole appunto l'animale indietro, che però entrando nella stanza vede Gary Cooper e si insospettisce. E lei, quindi il gatto sembrava una cosa, un dettaglio così da niente, perché noi vediamo lui loro a dormire e all'improvviso questo gatto così dal nulla. Ma come vi ho detto, il cinema di Fritz Lang è un cinema di dettaglio. Infatti lei dice, il gatto, doveva essere il gatto, sono sempre le piccole cose, ergo i dettagli, quelle che non possiamo pianificare, che ci fanno finire nelle mani della polizia, ok? Quindi a ribadire in maniera, secondo me, un po' metacinematografica, che i dettagli sono fondamentali, ok? Nel film di Lang. Quindi un dettaglio che diventa protagonista, che diventa grande cosa, come direbbe Totò, in realtà Peppino, a Totò. Totò Peppino è la mala femmina, quando Peppino gli dice i soldi che mi dovevi, lui dice vabbè, è un dettaglio. E Peppino dice no, è un dettaglio importante però. E infatti il cinema di Lang è fondato, come vi ho già detto, sull'indizio, sulla coincidenza che però in realtà è costruita d'arte sul particolare e sullo sguardo. Andiamo avanti, dopo questo pippone infinito. Qui siamo un po' sopraelevati. Sì, è un film stupendo, secondo me. Perché Secret Beyond the Door, ovvero Dietro la porta chiusa, del 47, è un thriller vabbè, lasciamo stare. Psicologico, è veramente riuscitissimo. Parla di Joan Bennett, ancora, se non sbaglio, l'ultimo film con Fritz Lang, che sposa. E in realtà questo film è anche narrato da lei, con una voce narrante, e racconta di aver sposato dopo la morte del fratello, che era un po' lo spirito guida per lei. Convola a nozze con l'ennesimo uomo perché lei si capisce che ha un animo molto libertino. Questa volta però conosce in Messico, se non sbaglio, un uomo americano e lo sposa, però ha un uomo un po' particolare. Infatti si rivela essere un individuo, lui e chi lo circonda, piuttosto interessante. E infatti il suo hobby è collezionare porte. Voi direte, si è impazzito? No, in realtà il suo hobby è collezionare stanze, più che porte, dentro le quali è avvenuto qualcosa di perfetto, di felice, tra virgolette, quindi di ideale per la stanza con come è stata progettata. Cioè lui è appassionato di architettura e è appassionato di eventi, tra virgolette, storici in delle stanze particolarmente importanti. Quindi una donna con un uomo un po' misterioso e da risvolti, quindi a livello psicanalitico molto interessanti, che si trova in casa di quest'uomo e con queste porte, queste stanze che forse dicono qualcosa del suo passato, ma anche del suo futuro. Non dico di più, vedetelo perché è bellissimo, film stupendo. Andiamo avanti, abbiamo un altro thriller. Avete capito che qui è il regno di Fritz Lang, no? E abbiamo, ok, un attimo di defaillance del 50, House by the River, ovvero Bassa Marea, se non sbaglio, con Lewis Howard e Jane Wyatt. Vabbè, lasciamo stare la pronuncia che qui siamo ormai. Tutto di seguito è questo, quindi siamo ormai in un orario improponibile. Qui abbiamo uno scrittore che,
Però manca di talento, un pochino, in realtà manca di ispirazione, perché manca dell'occasione giusta per sprigionare il suo lato oscuro. Abbiamo l'omicidio accidentale di una cameriera, appunto opera di questo scrittore, che diventerà pretesto per scrivere e per scrivere sia il suo romanzo, ma anche il prosieguo del film, quindi metanarrazione interessantissima. Un buon film, non arriva secondo me al film stupendo, ma a un godibilissimo thriller. Andiamo avanti, e questa volta, sorpresa, siamo al film NCSP. È un po' che non lo facevamo, vero? Ah, questi film che vi ho detto fino adesso, quindi dopo Western Union, qui dopo il western di cui abbiamo parlato parecchio tempo fa ormai, tutti in bianco e nero. A farvi capire che Lang è il bianco e nero. Comunque, abbiamo nel 50 i guerriglieri delle Filippine. È proprio quello di cui parla. 8 americani che sopravvivono ad attacco aereo giapponese arrivano sulle Filippine e il tenente Palmer vuole raggiungere l'Australia per ricominciare la guerra, però in realtà entra in contatto con la resistenza filippina e con loro si arma per sconfiggere i giapponesi. Americanata, proprio. Palese, palese, americanata, che Fritz Lang fa solo per soldi, cioè perché glielo impongono, lui ha bisogno di soldi, e perché capiamo, lui non ve l'ho detto, però cambia molto spesso produttori e case di produzione in America, perché ha un rapporto molto complicato con quello che considera il popolo inferiore, ovvero l'America. Vabbè, è un carattere particolare. Comunque questo film è un film di guerra, alla fine i personaggi sono anche simpatici, però è proprio un'americanata, cioè NCSP, però non ci siamo. Andiamo avanti. Andiamo all'altro film a colori, questa volta del 52, e siamo a un film stupendo, un western, quindi il terzo western di Fritz Lang, ed è veramente un film bellissimo, Rancho Notorious, Marlene Dietrich, protagonista, ragazzi, Arthur Kennedy se non sbaglio, anche Mel Ferrer, un film veramente bellissimo, parla di questo ranch appunto che è governato dal Marlene Dietrich, che è un covo di criminali dove appunto vanno a rifugiarsi i criminali dopo le rapine nel West, e il protagonista che ci si imbatte, se vogliamo quasi per caso, e tutto il suo rapporto con la criminalità. Ora, non so quanti di voi l'hanno visto perché non è molto frequente, la canzone tra l'altro le solite canzoni western, le canzoni country di questi film sono stupende. Questo film è un western bellissimo, nulla a che vedere con i film western precedenti. Questo film veramente è un film stupendo e consiglio di recuperarlo. È il primo film a colori che va oltre il così così, quindi per farvi capire quanto l'ho amato. Andiamo avanti. E qui dobbiamo accelerare, ragazzi, perché sennò veramente facciamo notte. E, come detto, se volete recensioni di uno di questi film approfondite, nei commenti per favore chieditemelo, perché io ve le faccio senza problemi. Io adoro questo regista e mi piacerebbe parlare di ore e ore su ogni film, però come detto non è possibile. Ora, 52, abbiamo un altro dramma. Io direi quasi un noir, però non lo so. Io mi sa non è proprio un noir in realtà, però diciamo che è un dramma romantico che è Clash by Night. In italiano, se non sbaglio, La confessione della signora Doyle. Abbiamo May Doyle, che è la stupenda Barbara Stanwyck, che è veramente un ruolo bellissimo. Cioè, questo film, alle premesse, quando l'ho iniziato a vedere, ho detto: no, questo film è incredibile. Poi però, perché siamo in un, non mi ricordo in quale città, o una piccola cittadina di pescatori, quindi sul mare, abbiamo qui l'alternanza tra fiction, quindi la storia di May Doyle che torna dalla grande città in questo piccolo borgo, chiaramente depressa per il suo passato, perché è stata ingannata e perché è costretta a tornare fallimentare, sconfitta dalla vita e dal sistema, in questo buco in cui sarà costretta, diciamo, se vogliamo, a sposare un uomo che per la tranquillità, ecco, ma che in realtà non vuole, e infatti poi il suo carattere, il suo carattere libertino in cerca di emozioni faranno emergere i suoi problemi all'interno del matrimonio. E appunto in questo film emerge moltissimo la fiction della sua storia e il realismo quasi documentaristico con cui Lang addirittura inizia il film, perché vediamo i pescatori di questo borgo, di questo posto, all'opera, quindi come escono la mattina, come pescano i pesci tramite appunto le navi e le barche, tornano e come le lavoratrici, spesso le mogli degli stessi pescatori che
lavorano nella fabbrica di inscatolamento del pesce. Una di queste lavoratrici, che è poi la fidanzata del fratello di Barbara Stanwyck, è Marilyn Monroe, in un ruolo veramente stupendo. Adesso non ricordo il nome di lei, però è un ruolo veramente bellissimo, una ragazza indomita, una ragazza che fa valere le sue energie, che fa capire all'uomo che lei non è disposta a sopportare soprusi. Quindi un ruolo per Marilyn veramente sottovalutato e veramente interessante. Come detto, anche questo si ferma a buon film, però aveva del potenziale veramente enorme. Poi andiamo avanti, stiamo correndo in maniera stupenda. È stata tragica, però, se vogliamo, però mi sto emozionando. Anche qui 53 e Blue Gardenia. Questo è un thriller, puro thriller, anche tinte noir, però è un thriller. Protagonista è una donna, Anne Baxter, l'attrice che interpreta Nora, che lavora con le sue tre coinquiline ad un'agenzia di telefonia, cioè lei fa quella che... Oddio, non mi viene. Centralinista, quella che è in direzione delle chiamate, e lei è fidanzata con un uomo che sta in Corea in guerra, che però una sera da lui riceve una lettera di rottura. E lei, per appunto, per svagarsi, ecco, si concede una notte di alcol e di flirt con un ritrattista, se non sbaglio, che però vuole approfittare di lei. Blue Gardenia, perché appunto è il locale in cui lui la fa ubriacare, poi la porta a casa, mette il disco Gardenia Blu, che poi è anche la canzone che è protagonista del film, e una sera prova a abusare di lei. Lei però, in un impeto di resistenza, riesce a opporsi e apparentemente ad ucciderlo, perché lei non vediamo bene, perché noi siamo dal suo punto di vista, che è un po' scosso dall'alcol e dal momento. E poi il film è nient'altro che la fuga, tra virgolette, sociale di lei, che teme di essere scoperta e che appunto viene scoperta un pochino alla volta, sempre durante il film, dalla polizia, anche da un giornalista che tenta di fare il colpo grosso, quindi l'inchiesta, quindi lo scoop di trovare Gardenia Blu, come soprannominata la donna che è sospettata di aver assassinato appunto il ritrattista. Abbiamo un thriller veramente, ragazzi, sono film veramente belli, cioè anche questo è veramente un bellissimo film, non raggiunge film stupendo, ma anche con questo vi divertite un mondo, anche perché la risoluzione del film è nei dettagli. Anche qui vi suggerisco di fare attenzione alla musica, e ho detto tutto. Tra l'altro vi frega anche un po' il film, chiamandosi Gardenia Blu, dando così tanta importanza alla canzone Gardenia Blu, vi frega un pochino il film. E entra in maniera decisiva anche il ruolo del giornalista che vuole risolvere il caso, spesso per interessi personali, ma anche, poi vedremo, svilupperà Fritz Lang nei suoi ultimi film americani il ruolo del giornalista della stampa. Andando avanti, troviamo, che cosa troviamo? Un noir e un altro capolavoro assoluto, il secondo capolavoro assoluto americano di Fritz Lang, alla faccia di chi dice che in America Lang ha avuto un calo, ma che cavolo dite? E abbiamo, il protagonista è Glenn Ford, e di questo, che fa appunto un sergente di polizia, cioè Dave Bennion, e che dopo la tragica morte della moglie, cioè avvenuta appunto perché lui stava indagando, e anche della figlia, no, anche della figlia, sì, anche della figlia, se non sbaglio, una morte che più violentissima, che purtroppo è causa delle sue indagini, perché lui ha fatto arrabbiare qualcuno, e lui però diventerà ancora più spietato nelle sue indagini, nel voler trovare il cuore della criminalità e nel voler risolvere appunto il caso. Abbiamo anche un personaggio femminile stupendo, se non sbaglio Gloria Grahame, è un capolavoro, è veramente bellissimo. Avrei potuto metterlo nei massi, ma questo è un capolavoro assoluto. Delle atmosfere da noir, da veramente film, quasi un film, un mafia movie quasi, degli anni 30. È impagabile, questo film è incredibile. Poi abbiamo La bestia umana, che se non sbaglio, e non dovrei sbagliare, l'ho messo in Così Così. Ora, fatemi parlare. È un film che, anche questo è un remake da Renoir,
perché è che in realtà tratto dal romanzo di Zola, di Emile Zola, e parla di quest'uomo che non è il protagonista del film, in realtà è un uomo che lavora nelle ferrovie, che costringe la moglie a offrirsi al capo per riottenere il posto di lavoro. Solo che, scoprendo ciò che la moglie ha dovuto fare, questo babbione, poi ucciderà l'uomo con cui lei è andata e costringerà lei a sopportare il peso della colpa del crimine. Anche qui un uomo normalissimo che arriva ad uccidere all'omicidio per appunto sfuggire al licenziamento. Abbiamo ancora Glenn Ford e Gloria Graham, e Glenn Ford invece il protagonista del film è un uomo tornato dalla guerra che torna al suo mestiere di ferroviere e che verrà implicato anche egli in questo caso. Ora, come detto, è un remake da Renoir, anche qui il film di Renoir è piuttosto potente, e questo l'ho trovato, io non so cos'è, perché secondo me poteva tranquillamente rientrare in un buon film, perché è un film, un crime, comunque, un noir se vogliamo, comunque degno di nota. Però mi è mancato qualcosa, mi è mancato uno stimolo, un appiglio, qualcosa che non me l'ha fatto apprezzare appieno. Eppure quella componente morbosa di colpa, di quasi bestialità c'è, però a me è apparsa scialba, infatti l'ho messo in così così. Anche però secondo me comunque merita una visione, diciamo che è il primo dei così così, ecco. Ora, in questo film però c'è una delle frasi più importanti secondo me del cinema di Fritz Lang, ovvero i due, cioè la moglie di colui che ha ucciso l'uomo e Glenn Ford, che quindi si incontrano, scusate, si conoscono, non mi dico come, e parlano perché comunque si innamorano, e lei chiede a lui del suo passato, quindi della guerra, e del fatto che è curiosa di come ci si senta ad uccidere un uomo, perché lo trovo un evento non solo traumatico perché il marito ha ucciso un uomo davanti a lei, ma soprattutto piuttosto unico. E in realtà Glenn Ford le dice che chiunque in qualsiasi momento può diventare un assassino. Quindi la facilità con cui si può macchiare la propria vita, la propria anima con il crimine dell'omicidio è appunto di una facilità sorprendente, che questo secondo me descrive benissimo anche moltissimi dei temi dei protagonisti del cinema di Fritz Lang. Andiamo avanti, siamo nel 54 qui. Andiamo nel 55 con un film veramente curioso. Ora, magari è un film storico, un dramma storico, in realtà un film d'avventura, ecco. Il Covo dei Contrabbandieri, che in realtà si chiama, se non sbaglio, Moonfleet. Se non sbaglio, sì, perché è la strada che conduce appunto a questo covo di. Questo covo di. Oddio, mi viene. Di criminali, di contrabbandieri, cioè che derubano le navi che arrivano al porto e fanno commercio appunto di contrabbando. E l'eroe carismatico che Stuart Granger è Jeremiah Fox, che appunto deve quasi. Si ritrova con questo bambino. Che arriva appunto a Moonfleet per la madre che sta morendo, se non sbaglio, è già morta, che appunto dice che lo manda da lui perché lo dice di che lui è suo padre. E lui si trova quasi da fare da padre, in maniera piuttosto scomoda, a questo bambino, ma il rapporto tra i due e proprio la personalità di Jeremiah Fox mi fa mettere questo film in veramente un buon film, è veramente un bel film d'avventura. Secondo me il miglior film d'avventura pari di un altro di Fritz Lang, veramente bellissimo. Perché parla sia dei soliti suoi temi, quindi l'omicidio, dell'illegalità, questa volta mascherata, quindi con i costumi, con l'avventura, però veramente bellissimo. E per quanto devo ammettere, a me non piace il cinema d'avventura, però è veramente un film veramente bello, anche se io appunto lo relego a buon film, però per quanto mi riguarda, per quanto io non sopporti moltissimi film d'avventura, veramente, veramente bello. Tra l'altro, se non sbaglio, è tratto da Faulkner, quindi beh. È molto, si vede molto la mano anche del mondo di Stevenson nella sua realizzazione. Siamo ancora a colori, quindi chiaramente il grande caldo, chiaramente Blue Gardenia, la bestia,
Human Desire, quindi la... Oddio, non mi viene, La Bestia Umana, tutti in bianco e nero, eh. Questo è un altro film a colori e ci prende in pieno Fritz Lang, veramente divertente e avventuroso. Poi abbiamo un altro thriller, nel 56, e questa volta è When the Wild City Sleeps, ovvero Quando la città dorme. Ora, secondo me, questo film è veramente, veramente bello. È stupendo. Io lo metto tra i film stupendi perché... parla di una redazione, e una redazione in cui diciamo si ha la morte del capo, del presidente di questo giornale, che viene succeduto dal figlio, a cui non è proprio il suo, ma è il suo, però ai tre più importanti della redazione, comunque dell'uomo che gestisce, un po' il Charles Foster Kane, no? Ok, il successore dà come premio una promozione a direttore del tutto, di questo posto lo offre a chi riuscirà a risolvere il caso dell'assassino del Rossetto, perché appunto viene un uomo, un serial killer, uccide delle donne e lascia dei messaggi con il Rossetto. Ora, è veramente un bellissimo film. Non è un capolavoro come per esempio L'asso nella manica di Billy Wilder, che comunque esplorava il giornalismo nel crimine. E come spesso ci se ne approfitti per fare guadagno, come si spettacolarizzi il crimine, e non è come a quei livelli, però è veramente bel film, bellissimo film. Anche qui l'assassino è improbabile, e in realtà c'è un qualcosa che me lo fa scadere molto tra i film stupendi, perché c'è una componente un po' ingenua che però all'epoca tirava molto, ovvero i fumetti come devianza giovanile, però vabbè, ci sta. E Dana Andrews, però, è il protagonista, che in realtà è un giornalista estraneo in prima battuta alla lotta per scoprire chi è il colpevole, però è un direttore, se non sbaglio, del telegiornale di questa compagnia, è veramente, veramente riuscito come protagonista e come veramente carismatico. Funziona veramente, veramente bellissimo come film. Andiamo avanti e siamo arrivati all'ultimo film americano di Fritz Lang. Ora ormai aveva rotto con l'America, si è rotto anche se vogliamo lui dell'America, e purtroppo era finita la sua... cioè, era arrivato all'estremo, proprio all'usura finale. E l'usura fi il, però il canto del cigno americano di Fritz Lang è un altro film stupendo. Cioè, se non sbaglio, perché mi confondo molto, dovrebbe essere il titolo originale. Il titolo italiano è L'albi era perfetto, e questo sono sicuro. E di questo sono sicuro. E invece in inglese è Beyond a Reasonable Doubt. Perché e questo film è forse ancora più bello di Wild City Sleeps, perché parla sempre di un giornalista, di un due giornalisti, che in realtà un editore che vuole dimostrare l'insensatezza della pena di morte, diciamo, coinvolge il nostro protagonista ancora, Dan Andrews, che a fingersi l'assassino di una donna, che appunto c'è stato un omicidio di una donna, di una ballerina. E lui, loro due costruiscono la sua colpevolezza per appunto essere mandati apposta sulla sede, per essere condannati apposta, per essere mandati sulla sedia elettrica e per poi dimostrare, avendo appunto le prove di ciò che hanno costruito in maniera finta, l'insensatezza di una pena di morte che condanna persone spesso innocenti. Ok, è veramente un bellissimo film. Pieno di colpi di scena, perché è un thriller magistrale come solo Fritz Lang poteva fare, e c'è solo un difetto per quanto mi riguarda, e lo so, è personale. Joan Fontaine, Joan Fontaine, lei, io non la sopporto. Io non l'ho mai sopportata come attrice. Qui fa chiaramente la fidanzata del protagonista, non mi va giù. Ma comunque Fritz Lang lascia l'America con un'inquadratura stupenda, cioè, l'inquadratura finale di questo film, quindi del finale di carriera della carriera americana di Fritz Lang, è bellissima, è da veramente stupendo. È un film comunque complesso, perché si parla della pena di morte e, come detto, appunto ritorna il realismo della trattazione anche etica con appunto un thriller. Per di più costruito, quindi come si costruisce un thriller quasi metacinematografico, veramente... veramente bello, stupendo. Andiamo avanti. Fritz Lang torna in Europa, torna in Germania e
e torna in Germania con un altro film d'avventura. In realtà con una coppia di film d'avventura, perché sono uno il seguito dell'altro. Il primo è La tigre di Eshnapur. Siamo in India, quindi l'avventura del ritorno nei luoghi esotici. Se non sbaglio, parli di un architetto, un ingegnere, un architetto, qualcosa del genere, che va in India per proporre al Maharaja di Akshinapur dei progetti per appunto gli edifici, per questo Maharaja è stato in Europa, quindi è appassionato e ha invitato lui stesso il nostro protagonista a venire in India per collaborare con lui per la costruzione di 8 ospedali, comunque edifici importanti, infrastrutture importanti. Durante il viaggio a Ajnapur lui incontra una ballerina, che in realtà è una ballerina religiosa che si occupa di danzare durante funzioni nel tempio sacro indiano. E chiaramente si innamora di lei, ma lei, anche lei sta andando dal Maharaja perché lui è innamorato di lei, cioè l'ha vista ballare non so dove in un tempio e la fa venire a corte per appunto farne la sua donna. Altro innamoramento, un film di Fritz Lang, perché Deborah Paget è veramente stupenda in questo film, fa la danza, ragazzi, è proprio bella. Il film però, perlomeno questa prima parte non mi ha convinto moltissimo, diciamo che è un po' un film meh, così così. Infatti sta in così così. Perché l'ho messo anche in così così? Non so, allora è un film d'avventura, secondo me inferiore a Moonfleet, però perché comunque c'ha questo carattere esotico, sempre è proprio un ritorno agli anni 20, perché è cosa che non vi ho detto prima, Fritz Lang, o forse sì, ve l'ho detto in realtà, aveva scritto la sceneggiatura del Sepolcro indiano, che poi in realtà è la storia, stessa storia più o meno di questo film. Proprio lui negli anni 20, uno dei suoi primi lavori, una delle sue prime sceneggiature è proprio questa, e quindi è proprio un ritorno, sia un ritorno a casa, ma anche un ritorno alle sue origini col film d'avventura. Ma ci sono anche molti dettagli, anche qui interessanti, però sarà che a me, come detto, l'avventura non piace, però per me è un così così. Il suo seguito invece, ovvero Il Sepolcro indiano, è veramente bello. Cioè, per me è un buon film. È superiore alla sua prima parte perché è, diciamo, la prima parte finisce con l'ingegnere architetto che secondo me, tra l'altro, è un po' lui. Il ritorno alle origini, architetto, c'è qualcosina di autobiografico, chiaramente no, però anche viaggiatore, architetto viaggiatore, lui da giovanissimo era un proto architetto, poi non è mai stato, però doveva diventare architetto e ha viaggiato molto da giovanissimo e quindi secondo me un ritorno alle origini, ma anche un ritorno col il genere che più l'ha creato cinematograficamente, quindi l'avventura, è proprio per scavare in se stesso. Tra l'altro Fritz Lang sempre diceva: mai raccontare la mia vita. Cioè lui non voleva che i critici raccontassero la sua autobiografia, lui voleva che lo spettatore, tramite i suoi film, capisse la sua personalità, la sua vita, la sua storia. Quindi infatti lui dice a Godard, sempre in quel film, in intervista che vi ho citato all'inizio, che un buon psicanalista, vedendo i suoi film, potrebbe tracciare un ritratto perfetto della sua personalità. Comunque, torniamo al film. Il Sepolcro indiano del 59 è più interessante, a mio parere, della prima parte. Sarà per magari la ribellione all'interno del palazzo che si compie, il complotto contro il Maharaja che si compie. Sarà per il tentativo di scoprire che fine ha fatto l'ingegnere e la ballerina che sono scappati, ma poi sono stati catturati. Sarà per tutti questi elementi, ma a mio parere è un gradino sopra la sua prima parte. Quindi, come già detto, posiziono il Sepolcro indiano in un buon film. Arriviamo all'ultimo, siamo alla fine, siamo al 60 e siamo al Il diabolico dottor Mabuse, che in originale è I mille occhi del dottor Mabuse, che è un titolo perfetto per il film, come al solito, come noi dobbiamo sminchiare come nulla. E questo è un film stupendo. Ora, voi direte, vabbè, è l'ultimo film di Fritz Lang, tu sei un fan dell'ultimo stadio, hai dovuto, no? Farti scendere la lacrimuccia e quindi elevarlo. No, questo film, ovvero il quarto capitolo, se vogliamo, della saga del dottor Mabuse, i primi due, in realtà poi in un film solo di 4 ore, ovvero il dottor Mabuse degli anni 20, parlavano della Repubblica di Weimar e come abbiamo detto già, la racchiudevano, la proprio esprimevano in maniera impareggiabile.
Il testamento del dottor Mabuse parlava in maniera spietata e coraggiosa, dobbiamo dire, dell'ascesa del nazismo, quindi nel 1933, e questo film rappresenta in pieno l'epoca di tensioni, di, anche, se vogliamo, di spionaggio, di comunque doppio gioco che era l'Europa o comunque il mondo degli anni 60, quindi in piena guerra fredda. E qui tornano tutti i temi di Fritz Lang, tornano molto anche i film di Fritz Lang stessi, perché questo è un testamento poetico, una summa del suo cinema. Infatti ci sono moltissime, moltissime citazioni ai suoi film, per esempio Una seduta spiritica, in realtà una seduta più una se in realtà è più una seduta quasi a casa di un veggente. Poi abbiamo, come appunto in Ministry of Fear, poi abbiamo L'ombra di un uomo con il cappello e lui che fischietta, come in M. Abbiamo il primo omicidio compiuto dalla banda del dottor Mabuse, che è identico ad un omicidio compiuto nel testamento del dottor Mabuse, la scena famosissima dell'obiettivo in macchina nel traffico al semaforo che viene ucciso, il semaforo diventa verde, tutte le macchine ripartono e quella no, perché giustamente è morto. E è un film veramente bellissimo, un film stupendo, perché tratta moltissimi temi, ritorna Fritz Lang col bianco e nero, ritorna al suo thriller a tratti, come ha detto, di spionaggio. E parla di quello di cui ha sempre parlato, quindi l'occhio, quindi anche lo sguardo, l'osservazione, anche una riflessione, se vogliamo, sul cinema stesso. Tra l'altro, ha molte cose in comune con Psycho, questo film. Alcuni tratti ce li ha. E infatti, il titolo, I mille occhi del dottor Mabuse, sono le telecamere, l'occhio, no? L'occhio moderno che spia, che guarda, e se vogliamo, è anche una riflessione sul cinema stesso. Poi anche l'informazione, i giornali, non so se l'ho detto prima, Fritz Lang usava i giornali soprattutto arrivati in America, non solo per integrarsi nella cultura forse più estranea, che più estranea non poteva essere a lui europeo di vecchio stampo, ma usava i giornali anche come spunto per i suoi film, perché abbiamo già detto mille volte che nei suoi film convivono una modernità, un realismo senza pari e chiaramente una fiction, anch'essa impareggiabile. Quindi i giornali, l'informazione ritornano. È un film veramente stupendo. È un classico film del dottor Mabuse, cioè questa entità spirituale malvagia che aleggia di nuovo in Europa e che starà in questo caso, sia la polizia con un. Il solito ispettore carismatico, ma anche ai privati cittadini, nello specifico un assicuratore che però poi tanto assicuratore non è, tentare di scoprire cosa si cela dietro appunto il mistero del tornato, forse dottor Mabuse, o di qualcuno che ha preso le sue veci. Ora abbiamo finito e vorrei chiedervi cosa ne pensate nei commenti di questa tier list che adesso vedete completa qui a schermo. E niente, come detto, mi auguro che vi abbia tenuto compagnia, vi abbia anche dato una minima infarinatura generale sul cinema di uno dei più grandi registi della storia del cinema, dei più influenti, dei più creativi, dei migliori registi della storia del cinema. Potremmo fare questa tier list anche per altri, magari, registi di cui ho visto la filmografia, magari, non lo so, se volete che questa serie continui, se vi può interessare potete commentare tranquillamente, e se volete un approfondimento specifico su uno di questi film che avete sentito, tranquillamente potremmo provare a fare un episodio così isolato su uno di questi capolavori incredibili. E niente, io vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento. E arrivederci.